E siamo giunti all'ultima beatitudine della famiglia, queste beatitudini che non sono le beatitudini del mondo, ma sono beatitudini fondate, illuminate dalle beatitudini di Gesù, no? Che è la nostra via, è la Magna Carta della nostra fede. Ve le voglio ripetere oggi che rifletteremo un po' sull'ultima beatitudine, così impariamo queste beatitudini. Beata la famiglia che vive l'ospitalità, che vive la compagnia. La seconda beatitudine, beata la famiglia che è artigiana di affetto, perché vedete oggi nelle famiglie non sempre si educa, si dona e si trasmette affetto o sentimenti belli. La terza beatitudine, beata la famiglia che capisce e vive l'inutilità, le cose inutili, superflue. L'altra beatitudine, beata la famiglia che vive la lentezza. La lentezza come dono, come dinamismo per riscoprire la propria umanità, la propria vita, la propria dimensione. Poi beata la famiglia che non butta via la scatola dei giocattoli, eh? Questa è un po' particolare, ma è bella questa beatitudine. Poi beata la famiglia che sa cogliere il rischio delle crisi, le sa vivere, le sa valorizzare. Ancora beata la famiglia che sa essere laboratorio di gioia, che sa essere una scuola di sorriso, che sa essere un'officina della speranza, che sa essere abbraccio e danza. E finiamo oggi con l'ultima beatitudine della famiglia. Beate le famiglie che vivono nello spazio aperto del mondo e di Dio. Le nostre famiglie non possono essere dei luoghi chiusi, non possono essere e non possono ruotarsi tutte al di là delle nostre porte blindate, perché vedete il tempo è sempre aperto, il tempo è aperto a Dio. Il tempo è aperto alla storia, il tempo è aperto sull'uomo, è aperto sulle donne di oggi. E che cos'è l'apertura? Ce lo facciamo dire dal cardinale Mendoza. È accettare che quel che vediamo in questo momento è solo una tappa, è solo una stagione. Amare è anche ascoltare in ogni momento ciò che è nuovo, accompagnare il flusso del mistero del tempo. Se noi ci rintaniamo nelle nostre famiglie, guardiamo solo alla nostra famiglia, noi non capiamo il mondo come va, non comprendiamo i mutamenti del mondo, non vediamo il ritmo del mondo e questo non ci porta chiaramente ad essere famiglie che possono dire qualcosa al mondo, alla società, che possono dire qualcosa di umano, ma soprattutto che possono dire Gesù, il Salvatore, Gesù, il Kairos, il Signore del tempo. Essere, e qui concludiamo con le parole del cardinale Mendoza, essere è abitare in continuità creativa la propria incompiutezza e quella del mondo. L'incompiutezza è collegata certamente al vocabolario della vulnerabilità, ma anche e soprattutto all'esperienza della reversibilità e della reciprocità. La vita di ognuno di noi non basta a se stesso, avremo sempre bisogno dello sguardo dell'altro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti e auguri a tutti quelli che oggi festeggiano l'onomastico perché oggi è San Marco. Ciao!